Commanders, nuovo video per voi, i push-up. Vi ho voluto proporre qualche tipologia di push-up, così vi potete un pochettino sbizzarrire quando uscite al parco, quando uscite a casa, anche in palestra. Come noterete dal video, ci saranno i classici push-up regular, chiusura diamante, wide con massima apertura, archer col clapping, anzi col doppio clapping. Vi ho voluto proporre lo Spider-Man push-up, il Superman push-up. Mi raccomando, occhio a non cacciare una granata per terra quando ho fatto il Superman push-up. Magari cercate di usare un tappetino, un qualcosa che, se almeno andate a sbagliare la potenza di lancio, non vi spatacate per terra. Vi farò vedere il handstand, ovviamente con le paralline e assistito al muro. Poi ovviamente c'è anche si può fare anche tranquillamente senza l'assistenza al muro e senza anche le paralleline, però ovviamente sono tutti quanti step molto più difficili. Per quelli che magari sono un pochino più principianti, posso iniziare comunque sia a fare alcuni tipi di push-up con le ginocchia appoggiate, in maniera tale che semplificano l'esercizio perché sentiranno meno il peso del loro corpo. Giocatelo un pochettino voi, magari nella vostra scheda di allenamento, nel vostro circuito, avete da fare magari i push-up normali, magari fate l'archer, magari fate l'hindu, cambiate un pochettino i soliti esercizi. Mi raccomando, glutei contratti, gambe contratte, cercate di tenere sempre l'hollow position, come facciamo sempre a vedere questa specie di gobba. Per quale motivo? Perché se non andate a tenere l'hollow position, a forza di fare magari 10, 12, 15 ripetizioni, se voi partite già con la schiena dritta, magari rischiate di andare a piegare e andare a piegare anche le vertebre, quindi vi andrete anche a danneggiare la schiena. Quindi per quello che noi cerchiamo sempre di tenere un hollow position, perché va a salvaguardare la schiena. Come noterete nel video, c'è anche il mio collega Nicolas, che ha preso insieme a me il diploma nazionale di istruttore Calisthenic Evolution Skill. Mi farò un pochettino aiutare, ma soprattutto perché a fare tutti quanti questi push-up di fila in mezz'ora comunque sia ci si stanca abbastanza. Quindi siamo un pochettino alternati, diciamo, in maniera tale che non ci andassimo a stancare troppo per eseguirli correttamente comunque. Quindi ragazzi, godetevi il filmato. Buona visione e mi raccomando, qui sotto nei commenti fatemi sapere la vostra opinione, sia positiva che negativa. Kiss the way you run. I love the way when princess win the wild. I love the way call the little child. I will never let you go. You love the way I thought you'd still be mine. We're in the sky, I can't get much more higher. You love the way you have since win the wild. And I will never let you go.
ho anche fatto vedere i push up a due dita, a un dito, che mi sono scassato i pollici, mi sono scassato, però è sempre forza di comando. Mi raccomando ragazzi, se avete qualche altro consiglio, tipologie di esercizi, scrivetelo qui sotto nei commenti, intanto lo sapete, io sono sempre presente, cerco sempre di rispondere a tutti quanti. Mi raccomando, iscrizione al canale, iscrizione alla pagina, siamo anche come gruppo Team Commando Official, quindi per cui cliccate anche la campanellina che trovate qui di fianco al pulsante iscriviti. Del resto, sempre forza Team Commando, 100% qualità da Nathan War Machine. Per oggi è tutto. Ciao ragazzi, alla prossima! Grande! Scivoli davanti! Ma c'è un'instabilità esagerata. No, niente, questo non ce l'ho. Jericho, tu che vai nei villaggi con le fiamme accese, l'aria che tira mi sconfiglia i capelli che non ho.